chiusura sulla parità per la borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 25.169,88 punti. Al contrario, il Nasdaq 100 procede a piccoli passi, avanzando a 7.245,4 punti. In forte calo il Nikkei 225, meno 1,63%, come l'indice cinese, meno 0,74%. Seduta difficile per Piazza Affari, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri listini continentali, che accusano perdite consistenti. Soffre Francoforte, che evidenzia una perdita dell'1,26%. Si concentrano le vendite su Londra, che soffre un calo dello 0,81%. Preda dei venditori Parigi, con un decremento dell'1,11%. Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto materie prime, che riporta una flessione di meno 5,15%. Retrocede molto Tenaris, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,01%. In Giappone, il valore del tasso di disoccupazione è 2,4%. Si attende stamattina dall'Italia la diffusione dei prezzi alla produzione e dei prezzi al consumo. In Germania sempre questo pomeriggio i mercati sono in attesa dei prezzi al consumo.